era per definire quello che usa il Cronus, oh, vero? Era riguardando a quello la parola. Poi di che è uno stronzo, è un Sì, coglione. Ma io ti dico che non ha le mani, io ti dico che non ha le mani, perché comunque il discorso che ti volevo dire è che il Cronus non serve a niente, non è come uno che ha i cheat, hanno la stessa mira suicida L'hai che abbiamo noi usato? dentro. Allora ce l'hai pure te. Se dici che non serve a niente, vuol dire che ce l'hai anche te. Ma Sì. sì, ma io l'ho usato, ma io l'ho usato, non mi vergogno neanche a dirlo, però ti posso fare la live che io gioco Legit, te l'accendo ora se vuoi, gioco Legit, Cronus non ne ho, l'ho pure venduto e l'ho venduto con uno script che ci avevo fatto io, proprio Bravissimo. per dirti, ma è una cagata, fra, non serve a niente, perdi la stabilità di puntamento, un giocatore forte che sa giocare, lo uccide a quello col Cronus, capisci cosa ti voglio dire? Io me ne fotto, cioè, dico le cose come sono, hanno la stessa mira assistita che abbiamo noi da Legit. No, non è vero. Io me l'ero preso e me lo sono anche venduto, Vabbè, perché però magari comunque l'hai con la settato male o lo console usavi male, cioè. non lo sapevo usare, No, dai, però ti sto dicendo io ho fatto pure uno script, l'ho fatto io, va Magari bene? l'hai fatto male. E questo qua mi ha dato una mano e sono arrivato a fare uno script io, no? Che io sono un programmatore, perché se io lo Vabbè. prendo da zero non te lo so neanche fare, non mi ricordo neanche come cazzo si fa. Comunque alla fine me lo sono venduto per due motivi. Uno, con la PS5, le console di nuova generazione, ci dovresti giocare in riproduzione remota e perdi connessione. Quindi già da lì non serve a niente. Ma poi ti sto dicendo, la mira assistita che hanno è identica a quella che hai tu. Tu lo sai come funziona la mira assistita? Giochi da pad, fra... Io No, no, ma so come funziona. io non lo Come so. funziona? Tu non capisci niente del pad perché giochi da mouse e tastiera. Ora, la mira Ok. assistita dal pad, lo sai come funziona? Tu Ma dici? devi spostare del 5% la levetta a destra oppure devi spostare Se mi facevi parlare del 25%. avrei detto questo. La levetta a sinistra, ci siamo. Quindi tu ti muovi alla mira assistita e Cronus lo sai cosa fa? Ti fa tipo dei cerchietti, così è come se stai muovendo sempre la mira e ce l'hai sempre attiva. Tutto qua, non hai bisogno di spostarti. Ma un player che sai giocare si sposta. In ogni caso, solo il fatto che il Cronus ti fa sempre questi cerchietti del cazzo, fra, perdi la stabilità di puntamento, entri meno colpi. Credimi che è così, va. Proprio è così, stai tranquillo. Il Cronus è una cosa proprio per nabbi, per gente che non sa giocare, va. Io, nessuno ha detto che è per i pro player, però resta il fatto No, che è la per gente lo gente, usa no, e è per più i pro forte. player, per gente che non sa giocare, fra, è per gente che non sa Ma giocare, questo no? è un gioco per gente che non sa giocare. L'altro giorno proprio c'era un amico mio che ha iniziato a insultare uno, no, che sponsorizza il Cronus, no? Ha iniziato con Ok. insulti tipo se Questo lo ci conosciamo. citi sei un pezzo di merda, gliene ha dette 3.000, quello non glieli Ok. cancellavo i commenti, gli rispondevano, poi gli ho risposto io e gli ho detto proprio queste cose nel commento. Lui è uno che ci lavora, ci siamo, sponsorizza il Sì, ho Cronus. capito chi è, conosciamo. Io gli ho messo un commento dove gli ho detto queste meccaniche, gli ho detto a te, ho spiegato l'inutilità del Cronus nei dettagli. Lui lo sa cosa ha fatto, ha cancellato tutti i commenti perché lo sa anche lui che è inutile e che sponsorizza una cosa proprio per gente senza le mani. Allora, a me allora, i cheater proprio mi stanno sulle scatole, Sì, non ho eh? Partire capito. da C'è questo un amico che supposto. sta citando. I cheater mi stanno proprio sulle scatole, ma sai perché? Perché il 90% dei cheater sono gente che fanno i campioni del mondo, no? E poi cheatano alla fine, si fanno i tornei e cheatano. A me quella gente mi sta sulle palle. Però ti dico, c'è un amico mio che cheata, ma anche più di uno, sai quanti ne conosco che cheatano, fra, e si prendono gli account, quelli là a livello base, si fanno tanti account, no? E si fanno bannare un account a partita. Cheater così e sono anche scarsi. Ti dico, fra, che da vicino muoiono. Qual è un esempio di gente che è campione del mondo? Che c'hai cheat? Ma che ne so, fra, io non so esempi gente campione del mondo. Io me li trovo in partita certe volte che mi seguono attraverso il Ah, muro. tu intendi che fanno i fenomeni, non che sono che fanno le World Series. No, ma io quelle cose Ah, neanche le ok. seguo. Quelli sì, fra, che mi stanno sulle palle. Ma ti ripeto, ci sono amici miei, fra, che cheatano per farsi bannare. Loro non Vabbè, cheatano, non fra. penso che loro cheatano per fa apposta per farsi bannare. Loro Ma fra, cheatano ma... perché
ma lo sanno che gli bannano. C'è un amico mio, lo sai cosa fa? Ha tipo 1000 account. Lui sa che ogni partita gliene bannano uno. Lui però distrugge. Cioè, l'utilità di bannare l'account. Cioè l'utilità di comprare l'account con i cheat per farselo bannare. Qual è? Si diverte è così. Sto dicendo una persona, aspetta, è una persona scarsa. Tu stai parlando di una persona. Sei forte. Ma come hai iniziato a citare? Cioè, perché è arrivato quello? Come è arrivato? Come ci è arrivato? Ma perché scarso, fra? Ma perché scarso? Ma la gente perché usa i trucchi, fra? Perché sono scarso, sono bravo, non li usa i trucchi. Cazzo li usi a fare se stai a giocare? E lui come ci è arrivato? Non... Semplicemente perché scarso ho iniziato a comprare cheat. Ma non lo so, fra, l'ho conosciuto che cheatava. Poi l'ho convinto io, se dobbiamo dirla tutta, ai tempi ancora partita. C'era Verdansk, l'ho convinto a giocare legit, gli avevo un po' insegnato anche a giocare piano piano, che stiamo parlando di una persona grande, va? Una persona grande, una persona di 50 anni, stiamo parlando di un ragazzino, gli ho insegnato piano piano a giocare, poi alla fine si è rotto i coglioni e ha ripreso a cittare, va? Ma tu non mi hai risposto, Billy, non mi hai detto, ma l'hai visto dal vivo? Live? O no? Dal vivo che stava cittando o così? Ma lui si fa le live quando citta. Solo le live? Mentre citta? Ma sai quando... Allora, su TikTok? No, amici, si facevano le live proprio cittando e ti fanno vedere i cheat, in live. Facciamo una partita. Se entri facciamo. Ma con che scopo streama su TikTok l'amico con i cheat? Cioè, li deve vendere o cosa? Così, tanto per... No, lui fa i video. Fa i video che cheat, solo così, cioè le live su TikTok e video che citta. Vabbè, però crea contenuto, no? Giusto, è quello l'obiettivo. Cosa serve a fare i social se non guadagni? Ma l'ho visto solo una volta, la live sua, perché comunque quando accende giochiamo. Ma giochi mi dice a me dove l'accende, no? Quando ce n'è uno camperato dietro l'angolo, dice Bill è lì dietro l'angolo. Ammazza. Quindi cioè, sostanzialmente sei a città pure tu insieme a lui. Io non citto. Non, io sono non ti sembra una cosa ingiusta giocare con uno che citta, sai che citta, ti dice l'info dei nemici? Ma cazzo me ne fra, è un gioco. Per tanti è un gioco, per altri comincia anche ad essere un lavoro. No, ma non è questione di... gioco al lavoro. Deve essere un gioco onesto e pulito, bro. Dire. Ma scusa, ma qualsiasi cosa, tipo al calcio, no? Per esempio, esatto, tu giochi a calcio. Ci sta uno che usa qualche tiro, non so, si doppa o non lo so, ci sta Ronaldo vicino a lui che le dice... Ma possibilmente quello non è un gioco, fra. Ma è come se... Cosa vuol dire? È sempre un gioco. È sempre un gioco. Allenato, al cuore è sovrallenato, cioè. No. Ma che dici? Se uno gioca onesto. Se uno non usa aiutini... Ma io me la penso come te, va. Se no citerei. Ma sta giocando con un cheater. Giocare con uno che citta, sapendo che lui cheater ti dà informazioni sul nemico, è come citare, la stessa cosa. Poi comunque, l'attitudine di aver comprato il Cronus... L'hai rivenduto perché non hai trovato tu un beneficio, ma se l'avessi avuto, probabilmente oggi ce l'avevi ancora il Cronus. Perché dai. Io quando facevo 120 di ping, accusavo tutti di Cronus, perché per me ci doveva essere un motivo se crepavo sempre, no? Solo per quello, ero curioso di vedere cosa fosse e come funzionava, tutto qui. Oh. Poi però se funzionava e ne trovavi un profitto, perché magari, ecco, visto che poi anche streamavi, quindi comunque il Cronus non si vede, eccetera, eccetera, che... Il Cronus si vede. Io me ne accorgo. No, io me ne accorgo. È una periferica che tu dalla live non puoi non far vedere. Inquadri lo schermo, non vedi nulla perché non si vede nulla. Si nota subito. Ok, tu te ne accorgi. Non è che tutti hanno l'occhio tuo, in primis. Secondo, il fatto che si veda il playstyle del Cronus non vuol giocare dire senza che riconosce il Cronus, perché fino devo a ascoltare questi discorsi lo riconoscevo, adesso sembra del 2019 comunque ti compaia questo avviso e basta, no? Ma quindi secondo te giocare con un cheater che ti dà le info è cittare o no? Ma no, non è cittare, ovviamente è scorretto, no? Ovviamente è scorretto, io non ti sto dicendo che è corretto eticamente. Però, perché alla farlo? Fine a me non me ne fotte un cazzo, il mio amico cita, ogni tanto giochiamo e mi dà le info se giochiamo.
ti faccio, ti faccio un paragone, no? Tu per esempio vai a giocare a calcio 5v5, calcetto, no? E sai che il tuo amico 5v5 si doppa o usa qualche vitino, non lo so. Prendiamo per esempio il calcio. Da dietro, fra. E tu giochi con lui per vincere. E vincete perché lui sta cittando, no? Non è giusto? Sto facendo dei esempi della vita reale perché... Secondo me sei più concentrato su quello. Per te è un gioco, quindi puoi fare quel cazzo che vuoi. Allora, cheating non è. Il cheating, fra, è che uno cheating? E cos'è per te il cheating? E tu stai cittando quando cheating tu giochi con uno che sta cittando. Il cheating è usarli tu, ah. Cioè tu stai giocando con un cheater, non stai cittando. Io a tre ore che... Mi ammazzo la gente che mi sparano da dietro, no? E io me ne accorgo all'ultimo che mi sparano da dietro. Ah, beh, perché non ho le cuffie, mi giro e li ammazzo. Questi sono proprio, questi sono bot, fra. Questi sono, tu se non hai la VPN, Activision ti ama. Proprio tu hai fatto un patto con Activision. Ma non cambiare discorso, dimmi. Ma quello è impatto, bro? No, ma... Vondel, quartetti, Vondel, tutti i rank giocano. Nessuno, a nessuno piace sta modalità di merda con i superpoteri, bro. A nessun tryharder al mondo piace. Gioco non sono bottazzi di merda. Sto giocando nel Cilio con la chat. No, ma io non le trovo ste lobby. E che cazzo tu hai, che cazzo devo dire? Stare troppo forte. Non lo so. Che ti devo dire? Ma come sei troppo forte? Quello ha 980 KD, oh. Allora, non ti sto dicendo che usi la VPN, io ti sto dicendo che Activision ti ama. Oh. Ma cosa vuol dire che mi ama? Che ho le lobby più difficili in Italia, bro. Io e Andy Red abbiamo le lobby più difficili in Italia. Activision ti ama. Ma cosa vuol dire? Abbiamo perso, coglione! Siamo morti 8 volte! Al lobby di Tryhards abbiamo trovato i 4 bot e minchia mi parli tutta la partita che sono tutti bot, bro. Abbiamo perso, siamo in lobby come bottazzi. Sei morto anche te, sono morto io, sono morti tutti. Capito? Tu mi stai dicendo che... A me sono andati persi. Tu mi hai appena detto che possiamo giocare senza cuffie. Abbiamo giocato senza cuffie, abbiamo perso, bro. Stavo cercando una altra, per sperare avere ancora più botte e vincere, bro. Cioè, che cazzo devi dire? Mi ama Activision. Ma che cazzo mi ama Activision? Ti faccio un'altra domanda, un altro esempio, semplicemente per capire come ragioni, no? Sei te e altri 5 amici che andate a rubare, ok? Per esempio, andate da uno ricco a entrare in casa a rubare, per esempio, no? Tu sei quello che guida la macchina, quindi aspetti fuori. Quindi non entri nella casa, non ti fai, cioè, non ti vede nessuno. Semplicemente li porti là e poi li riporti a casa. Quindi hanno vinto. E poi dividono con te il premio. Questo è cittare o non è cittare? Vabbè, ma io sto guidando la macchina. Ah, io non lo so. Io non lo so che loro stanno... Tu lo sai, tu lo sai. Cioè, tu li porti. Ah, se lo so, sì, dai, è rubato. Tu sei complice, stai guidando la macchina, zio. È la stessa cosa anche qui. Tu sai che il tuo amico sta cittando, entri in partita con lui, lui ti dice le info dove sono i nemici, tu li uccidi, vincete insieme, e tu, alla fine, c'è il premio. Hai vinto. Anche se non sono soldi qua, ma hai vinto. Ma tu non citti, tu non stai cittando, tu. Quello non è cittare. Me per dire non mi possono bannare perché io non cito. Ok, sì, ma sei sempre nello stesso gruppo. Allora ti faccio capire io il punto, va bene? Se io me ne vado e guido la macchina con questi qua per andare a rubare, no? Sì. Ci attaccano tutti, no? Ma attaccano anche a me che guidavo la macchina. Giusto? Esatto. Se io gioco con lui che cheata, bannano solo lui, punto. No, non è vero, non è vero. Qua su Activision magari sì, perché non vogliono perdere clienti, però sui altri giochi bannano tutto il team. Sì, veramente. Sì. E gli amici che giocano con i cheater di solito bannavano... Ma tipo... questa gente è scarsa, io ti giuro, io ti devo fare le clip qua, su come muoiono, perché se io ti dico che sono bot. Ma va. Sei morto, bro. Io, che ti devo dire? Se è così, allora è la stessa cosa. È quello che ti voglio dire, cioè non è giusto giocare con uno che cheata in team e lo sai che cheata e lui ti dà le info sui nemici, cioè ok. Ma se un amico tuo, se è un amico al di là del gioco, ma che li dici come amico, li parli come amico, bro, li dici, cioè a me mi dispiace ma io non voglio giocare con te che tu citi, bro, siamo amici e tutto, ma nel gioco forse non ci giocherò con te perché stai cheatando. Cioè non è che li dici di smettere di cheatare o qualcosa, semplicemente li dici a me non mi piace questa cosa, mi sento in colpa o comunque non è giusto che io sappia più informazioni di altri player perché ho un amico che cheat, capito?
Ma guarda, te la dico per come me la penso io sinceramente. Puoi dire che è come se citto io qualsiasi cosa. A me alla fine non frega niente, va, perché è un gioco, capisci? Se mi pagassero, ci siamo, dici, mi pagano. Io non ci gioco col cheater in squadra. Ma quindi vuoi essere pagato per non giocare con il cheater in squadra? No, voglio essere pagato per non giocare con il cheater. L'hai appena detto. È un gioco, io lo vivo come un gioco, perché non è un lavoro per me, non è niente di più. È un gioco, mi collego la sera, perché non devo giocare col mio amico perché cheata, oh, capisci? Cioè, non me ne frega niente a me, anche perché comunque ce n'è tanta gente che cheata, oh, che proprio si perde il conto. Però, ma se non mi bannano vuol dire che non me lo merito. Se Activision bannasse io non ci giocherei, perché giustamente un account di 3 anni non me lo faccio bannare per giocare con quelle cheat. Dico, oh, vedi che mi bannano anche a me, o giochi legit o giochi legit. Ma l'hai appena detto che Activision non banna tutti che cheatano, no? Quindi se non bannano tutti che cheatano vuol dire che non se lo merita, della tua logica. Ma non a me rodeva il culo nelle private quando mi facevo le private chi? Ma se io me li trovo online nelle pubbliche, posso dirti io una cosa? A te non dà fastidio che il tuo amico scarso citta? Perché uno scarso che citta, tu che magari sei un buon player, non ti dà nessun svantaggio, diciamola così, perché non ti ammazzano, ok? Tu comunque riesci a compensare i loro cheat con la tua bravura, ma non ci stai solo tu su sto gioco. C'è tanta gente scarsa come il tuo amico che non citta, però muore dal tuo amico che citta. Come tu muori da quelli decentemente bravi con i cheat che ti fanno rode il culo. Capito? Quindi c'è, se dice da un player che... buono e muoio, tante volte mi ammazza gente che non cheat. Quindi non è che c'hai cheat. Pensa a uno buono che c'hai cheat. Ti farò del culo, l'hai detto tu, giusto? Allora, a me nelle private dava fastidio. Ti giuro, io nelle private mi dannavo. Ma se io me li trovo in pubblica, Sei contento? Non me ne fotte niente, anzi, se me li vado a cercare, se mi ammazzano che mi accorgo chi ha citato, io vuol luck. Io me lo vado a cercare, zio, perché mi voglio fare la clip. Oh. L'unica cosa che non mi piace, Billy. Aiuta con il recoil, no? Ti dico onesto, cosa non mi piace di quello che stai dicendo. Quando viene ucciso da un cheater in una privata, no? Tiro del culo, te, tu dici. Ma poi dici, quando lo incontri in pubblica, a te non te ne frega un cazzo. Ma se è sempre lo stesso player, cioè non dovrebbe cambiare le cose, no? Beh, se è sempre lo stesso, sì, perché ormai mi sta sul cazzo. Ma magari ti uccide in pubblica, non te ne accorgi, poi vai in privata e te ne accorgi. Mi è capitato, ti giuro che mi è capitato. È quello che sto dicendo. Se tu mi dici che in pubblica... Mi è capitato che uno in una privata mi ha ammazzato, l'ho insultato di malo modo che era cheater. Poi mi hanno iniziato a insultare a me la gente dicendomi nabbo, che poi si vedeva che quello cittava, perché io ce li avevo gli amici che cittavano. In quella stessa privata io conoscevo tanti ragazzi che cittavano e ce li avevo contro. Non ce li avevo neanche in squadra con me, però era. Mi è venuto in mente che in quella privata era il caso di io non c'è gioco perché è pieno di cheater. Certo, ho citato solo per un giorno, qualcosa del genere, capito? No. Però è solo una scusa. Sono tutte scuse. È stato un ragazzo. Te deve essere più cattivo, Billy, più cattivo con questa cosa qua, perché io vedo che c'è una cattiveria, ma tu, per colpa della situazione che l'hai usati pure te, ok? Non puoi essere cattivo con questa situazione del cheating.